Pescara operatore 41. Al lavoro a Ferragosto la centrale operativa della Questura di Pescara dopo una nottata col pattuglione delle forze dell'ordine, impegnato fino all'alba. Tre arresti, sventato un tentativo di furto in villa in zona Colli, locali multati perché aperti oltre l'orario consentito, un paio di minorenni fermati, vita notturna sotto controllo, una ventina di equipaggi su strada ed oggi città presidiata anche su spiagge e parchi ed anche con mezzi navali. Ed il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo porge il saluto ed il ringraziamento alle forze dell'ordine e chiede ai pescaresi di non accendere fuochi. È stato un invito che è stato recepito a cominciare dal sindaco di Pescara a non autorizzare questi fuochi, ma non solo gli artifici pirotecnici, ma anche quelle occasioni conviviali, gite fuori porta, che a volte sono occasioni per accendere piccoli fuochi che possono creare un fattore di rischio. Col prefetto Di Vincenzo in visita anche ai carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, per il quale oggi come tutti gli altri giorni la città è sicura perché è ben controllata e ben servita. Per questo noi a Ferragosto tradizionalmente facciamo il saluto a tutte le forze dell'ordine, a tutti coloro che danno un servizio a questa città mentre gli altri si divertono o stanno in vacanza.